mare mosso. Vi segnalo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e info@elsegnodizorro.it. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento alle 15.30 con SOS Telebari condotto da Silvia Di Pinto, ospiti in studio Pietro Schino, presidente Associazione Alzheimer Bari, Antonio Scalioti, Codacons Bari. Ed ora vi lascio al servizio dedicato alla sesta edizione della rassegna Arte al Plurale, artisti emergenti alla Mongolfiera di Molfetta. Grazie per averci seguito, più tardi con l'informazione di Telebari. Arte al plurale. Abbiamo pensato che il Gran Shopping Mongolfiera si presta bene per essere la cornice ideale di un evento dedicato agli artisti emergenti. La nostra terra è appunto una terra di artisti e quello che vogliamo e fare del centro commerciale non solo un tempio dello shopping, ma anche un contenitore che sia oltre che solo commerciale, anche culturale e artistico. I luoghi dello shopping sono diventati una piazza per tutti e dove si sviluppa concretamente anche il senso artistico. Molte mostre, molte manifestazioni culturali si svolgono all'interno dei centri commerciali e quindi qui in Puglia è assolutamente affascinante questa cultura che sta emergendo perché è un laboratorio creativo, la Puglia, che ho notato che cresce, ci sono molti giovani impegnati nell'arte. Abbiamo anche a Milano portato questo gruppo di artisti dell'associazione La Carvella che si sono esibiti e hanno esposto le loro opere alle trottoir a Milano. Noi come associazione abbiamo sempre puntato ai centri commerciali o semplicemente ai commercianti, perché ormai l'arte non viene recepita nei musei solamente, ma deve essere portata nelle strade, nelle piazze e anche nei centri commerciali.